Bentornati ragazzi a questo nuovo episodio di Elden Ring. Nello scorso episodio eravamo finalmente saliti su questo promontorio e ci mancava, tra le altre cose, da esplorare questo. No. Ok, questo. Luogo qui. Sperando di non morire spiaccicati. Comunque volevo rifarmi un giro sul promontorio per vedere se fosse missato qualcosa. What the f... Ah, sono delle altre dita! Sono due o sono tre? Indosso l'anello, lo faccio. Io che pensavo di trovare? Ne aggiungo un altro. Ma è senza una gamba? So it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the lord, and once all is done, we shall see each other once more. Questa mo era Renna. Non era Ranni questa. Noi non l'avevamo. Ah! Spadone della Luna donato da una regina d'Icaria al suo sposo per dare seguito a un'antica tradizione, uno degli armamenti leggendari, il sigillo di Ranni. Rappresenta una luna piena, fredda e plumbea, e quest'arma non è che un raggio della sua luce. Spadone della Luna solleva la spada per attingere il bagliore della luna nera, potenzia gli attacchi magici. Per un periodo infonte la lama di gelo. I colpi caricati generano un'esplosione di luce lunare. Forse era Ranni. Solo che boh, la voce mi sembrava diversa. Wow. Scusami. Quindi da qua forse si cadeva. Sì. Ah no, ma da qua sono arrivato, ma sono imbecille. Sono arrivato da là, sì. O no? No! Sì!
Poi, dove siamo qua? Ah, siamo ancora sopra. Ok. A questo punto io mi farei un altro bel giro di questo altopiano. Per capire se mi sono missato altro. Ci sta quello grosso, madonna che co... Dal cielo arriva, no? E sono morto. Jesus. Oh. Fa schifo sto mob, fa schifo. Stare pure a livello massimo, tanto ti sfondo il culo lo stesso. Tra l'altro volevo andare un attimo anche a controllare una statua di Marika, uno qualsiasi, va bene. Non è che qua per caso, eh? Gente che fischia di sotto. Poteva anche sembrare, se ci posso stare. Allora ragazzi, conclusa questa parte, mi sembra che al momento il discorso con Ranni sia terminato. Magari faccio di nuovo un salto alla sua torre, giusto per controllare. Allora abbiamo Nifeli, la figlia dell'onnisciente, che si è spostata dalla tavola rotonda, chissà dove è andata a finire. Vorrei cercare anche, come diamine si chiama, Varre, che una volta che ha fatto ciò che ci ha fatto è sparito, anche se la mia idea è che probabilmente lui fosse colui che ci ha invaso mentre ci avvicinavamo al Lord del Sangue. Quindi no, probabilmente cercherò di fare anche un po' di backtracking là sotto per vedere se per caso mi sono mancato qualcosa da quelle parti. La luma che lascio dove sta sti cazzo. Quindi quello. Abbiamo il tizio lì che pestava la mano di Godric, che è sparito. Pachis che è sparito. Sembrava fosse morto, ma considerando che il cadavere non è più, cioè che il corpo non è più lì, qualcosa mi dice che non è effettivamente morto. Ho come questa impressione. Quindi c'è anche quello da tenere presente. C'è poi il discorso qui di... No, perdonatemi, non è... Tra l'altro questa... Ah no, questa è quella lì.
Cioè il castellano è il corpo di Selen, dobbiamo ridare l'anima di Selen a un altro corpo, e a me stava venendo la folle idea di provare ad uccidere il castellano e vedere se per caso potevamo far rinascere Selen nel suo corpo, anche se lui è un uomo, lei è una donna, non so come funzionino queste cose. C'è Lady Tanit, che è completamente impazzita, si sta mangiando, come si chiama, Rhaecard, o quello che ne resta, quindi anche lì non so sinceramente che cosa fare. Abbiamo dato le nacchere che ci aveva dato Pacis, ma non mi sembra sia servito a niente. Mi sembra fuori di zucca uguale a prima. Mi sono dimenticato qualcuno. Ah sì, c'è anche Lord Ait, quello del forte che abbiamo liberato, che non è più al forte, quindi chissà che fine abbia fatto anche quello. C'è un attimo da capire questa cosa. Quindi sì, abbiamo un po' di robe in sospeso. Ah, c'è anche l'albinaura, penso si chiama albinaura, gigante, a cui la tizia che abbiamo accompagnato ha dato tipo la sua forza vitale. Perché sto a diventare cieco? Sì, che non parla, non fa cose, quindi c'è anche quel discorso lì. Dobbiamo ritrovare anche la tizia senza braccio. Alexander, ripeto, non so se la quest è andata in vacca. Ci sono un po' di robe, ragazzi, un po' di robe abbiamo da fare. Tutto questo cercando di perderci il meno possibile. Per quanto riguarda luoghi, altre cose, al momento mi ritengo abbastanza soddisfatto, perché questo qui era un luogo che sicuramente volevo visitare, come lo era il discorso di passare quel sigillo blu, che adesso insomma, si sono uniti in un'unica risposta. Com'era anche il ritrovare il drago che era scappato. Quindi sì. C'è ovviamente anche da andare, da come si chiama, lì, a fare un Mazula. C'è sicuramente da fare anche quello. Quindi non lo so, non lo so, c'è decisamente, abbiamo decisamente da fare. In che ordine faremo tutte queste cose, lo vedremo. Probabilmente, ripeto, questi episodi saranno molto dilatati, ci sarò io che andrò in giro senza una meta precisa, vedendo se si riesce a trovare qualcosina, ecco. Quindi probabilmente molta della roba o verrà accelerata o verrà tagliata direttamente. In modo da non annoiarvi eccessivamente con i miei girovagamenti. Probabilmente senza senso. Probabilmente comunque tutti sti cosi che ti mettono qua te li mettono
nel caso tu abbia sprecato quella roba lì per ricaricarti PA e tu debba comprare la roba dal tizio, dallo stregone lì. Tra l'altro qua... Perdonatemi... Abbiamo... Ah sì, giustamente. Maestro Fabro rinvenuto tra le sue spalle. Ok. Ci sarebbero anche da controllare questi, dobbiamo andare a dare questi. Sto coltello qua non ho idea di che cosa ci dobbiamo fare. Abbiamo ancora questo. Ma queste erano le rovine a cui stavamo poco fa, no? Adesso ripeto, ho un'ansia terribile perché penso... Oh cazzo, quanta roba mi sarei potuto missare per il discorso che ci sono muri invisibili per terra. Quindi i pavimenti invisibili li vogliamo chiamare così. Mi stai lasciando stare per cortesia, madonna, sei fastidioso quel mob, eh? E se comunque qua mi sembra di aver girato tutto più o meno decentemente. E ne sta un altro, mannaggia il cazzo, ma che fastidio. Penso che ci siamo comunque. Qua non c'è ancora nulla. Purtroppo Blight ha fatto la fine. Che ha fatto? Si assassina dei neri coltelli. Mi perplimano. Che sono venute da... Porca troia che spavento. Da loro più che altro. Oggi fosse qualcuno, ha detto meglio. Qualcuno di... effettivamente. Signore. Che sta a fare? Cazzo! What the fuck? E tu mo chi cazzo sei? Un profumiere? Non volevo. Scendi.
Oddio! Oddio! Non ci posso credere! Questi sono tutti fantocci! Quindi Sulvis forse è ancora vivo, what? No, ragazzi, ma che cazzo di scoperta! E non ho neanche dovuto ammazzare il tizio! My apprentice. Just how long has it been? Thank you. You've helped me fill a new body once again, and it's truly a gem. Young and full of vigor, a snug fit for my primal glintstone. Better still, I've shed those awful shackles. Finally, I can return to the Academy to expel the Carian royal family and restore the primeval current. My dear apprentice, I owe this all to you. Finally, I can return to the Academy to expel the car. My apprentice, thanks for procuring this new form. I'll be holding you to a higher standard. Ma che cosa mi insegni? Che io so tutto già. You wish to resume the lesson? Have I not been strict enough, I wonder? Ok. Ma che cazzo, raga? Cioè, sono ancora senza parole perché... No, ok, questa è la torre, sì. Perdonate. Adesso, perché mi sa, mi toccherà rifarmi tipo tutte le rovine alla ricerca di passaggi sottoterra. Oh no. Bene, e adesso che abbiamo sbloccato anche questa cosa, è peggio che mai. È peggio che mai perché... Adesso chissà dove se ne va questa. Ho detto che tornerà la... mia. Però dov'è che sta qua, no? No, è là, tu sta? Porca puttana. Assurdo. And she's gone. Però ritorno all'accademia, apprendista, per cacciare la famiglia.
La domanda che io mi pongo è... Lui sta ancora qua? No. Non sta ancora là. Farà ritorno all'Accademia. Cacciare la famiglia. Tu tutto a posto? Non è che per caso io posso interagire con sta statua, no? Mi dà la sua gesture, no? No? Non mi pare. Farà ritorno all'Accademia. L'Accademia è grossa, eh? Oh no! Aiutare o sfidare? Oh no! Oh no! I'm going! Combattendo contro dai Sellen, dai un colpo gli devi tirare. Mi sono inculato. Ah, my apprentice. You've saved my skin once again. Do you see this? The Queen of Caria is no more. With the body of Master Azure returned, the Academy can restore the primeval current. So that we, fallen children of the stars, might beam with brilliance once again. My apprentice. Will you stay with us? Here at the Academy? Oh. I know it's not possible. You have your own calling. To be the next Elden Lord. But do think of me. Of your teacher. On the eve of your crowning. You will always be my darling pupil. Rest assured that I... No. The entire Academy will swear allegiance to the new monarch. My apprentice. Become Elden Lord. Perhaps I'm jumping at it. Here is a symbol of my allegiance and the Chris di Scintipietra. Do you recall what once I told you? That glimstone is the amber of the cosmos, and sorcery is the study of the stars and the life therein. When you become Elden Lord, please illuminate me. Lay bare the secrets of life which course the Elden Ring. Next time, I will be your student. Oh, one last thing. If you fail to claim your throne, you can always pay me a visit. Oh, don't fret. Even my dullest pupils will always have a place here. It warms my heart that you still think of me. Yet I still yearn for you to find Master. L'ho già trovato. His body is needed at the Academy to hone the primeval current. Who could have guessed? What a place to find Master Lusat. Oh, this is wonderful news. Now his body will be brought home,
And when the bodies of Masters Azure and Lusat are together, the Academy can hone the primeval current, so that we, fallen children of the stars, will beam once again. I am most grateful. There are no others who would have done this. What a joy to have you as an apprentice. And kindred spirit. This is a mere token of my thanks. Please, take it. Vabbè, nel culo. Attenzione! Secondo il scintipio dell'Accademia di Raio Lucaria, scaglia due proiettili che avanzano a spirale. Questa stregoneria può essere lanciata per tutta la minoria. Stregoneria dell'epitome di Carolos, tra le più illustri dell'Accademia, nel frutto di un tentativo fallito di creare una nuova cometa. Here I come. What is it, my apprentice? Senti, ma... parte... Rinala... dubito sia ancora là. Mi dispiace dirlo. Wait, what? Rinala adesso sta qua. Art thou now assured? Be not, I would but... Wait, what? Striga Selen, e dove sta Selen? Io ci riprovo di nuovo per l'ennesima volta. Ma tanto non funziona. Devo stare qua 7 ore così fermo senza fare niente. No. Direi proprio di no. Senti, ma dove sta? Cosa? Selen? Selen, 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 Selen. Selen, ma li devo andare... What the fuck? No, non mi dica se... Mi sa che non è stata proprio una grande idea. Non è vero? Cazzo. Allora leggiamo un attimo le cose. Mi dispiace. Ma perché va tutto in vacca? Ogni volta. L'amore di tua l'offerta all'Eindel dall'Accademia di Raio Lucaria per celebrare la pace. Sebbene l'arma sia arricchita da scintipietre e presenti gli ornamenti dell'albero madre, la lama ondulata palesa gli antichi scopi rituali. Dado di scintipietra, abilita che imita la stregoneria ciotto di scintipietra. Carica l'attacco per trasformarlo in dardo di scintipietra. Se seguita da un attacco potente, esegue un affondo perforante. Una delle maschere di scintipietra conferite agli scolari di Raio Lucaria, le cui ricerche sono state ritenute meritevoli. Incrementa l'intelligenza e l'arcano, riducendo il vigore. Questa maschera dall'aspetto cortese è stata concessa ad uno studio talmente eccellente da meritare il titolo di striga. Scusatemi, ma... Ragazzi, ma c'è qualche requirement strano?
that's fucked up. Scusami, ma adesso no? Perché a me vengono spontanee queste domande. Questo sta ancora qua? No! Che è successo? One e l'altro stava qua. Du stava da ste parti di tiro di sera. Per trovarlo. Quello ci abbiamo messo 17 anni. Quindi era come immaginavo praticamente. Non è qua, è più avanti, no? Tipo qua, no? Mi scassate una minchia, no? Per esempio questo. Ok, ma questi stanno all'accademia o che cazzo è successo? Leggiamo un attimo prima di andarci a fare un altro giro tutti i set che abbiamo ottenuto. Corona di Azur, stregone della corrente originaria, impreziosita da una vistosa scintipietra blu-verdastra. La corona sostituiva il cervello e il cranio di Azur e ancora oggi, rimossa dal corpo, è tutt'altro che morta. Le energie che allignano al suo interno incrementano la potenza delle stregonerie della corrente originaria di Azur al costo di più aggiuntivi. Enorme corona di scintipietra blu indossata da Lusat, stregone della corrente originaria. La corona... Vediamo... Ok. Mentre... Veste riservate ai grandi maestri dell'Accademia di Raya Lucaria, corrosa da una scintipietra blu. Da quando i grandi maestri Azur e Lusat sono stati banditi dall'Accademia, nessuno ha mai raggiunto un rango paragonabile a loro. Blue Verdas. Ok. Lusat aveva raggiunto uno stato quasi inorganico. Di pantaloni c'erano solo quelli di Lusat, vero? E mo trovali in mezzo a tutto sto caso. Tra l'altro dobbiamo leggere anche quelli del coso di corte lì. Ah, ecco. Come tra i stregoni più all'antica. Ok, leggiamo invece... Dove sta? Dove sta?
Ragazzi, un attimo, che me lo trovo, eh? Forse. O forse no, se continuiamo così. Non era questo? Dove minchia è? Ma sono cieco? Sì, probabile. Ma... What the fuck? Non è questo... Guarda, ho troppo sangue. Volto grottesco, inciso sul petrofigure, il dio corrotto dall'antica fiamma. I tabù si tramutano in eterne ossessioni per effetto del terrore che ispirano. Eccolo! Corazza insolitamente decorata, usata dal cavaliere Gerren. Gerren era un nomade d'elezione, ma dopo essere stato ospite dell'aristocrazia cariana, fu invitato dal generale Radan a servire come suo comandante. Per la prima volta l'irrequieto vagabondo si vide legato da un onorevole giuramento. Quindi tu stai? Sarà qua. Ah, ecco. Cappuccio a punta rovinato indossato dal cavaliere Gerren. Nasconde una maschera barbuta invecchiata. Gerren servire come comandante, si dice abbiano prestato un onorevole giuramento di morte l'uno all'altro. Ok, allora quella è diventata... quello che è diventata. Volevo capire se per caso Lusat e Azur fossero un'accademia, anche se immagino che si siano fusi tutti insieme lì, semplicemente. Semplicemente. Cara vecchia, no. Cara vecchia, direi proprio di no. Un giro me lo faccio comunque nell'accademia, non si sa mai. Ragazzi, abbiamo completato la quest, immagino, di Selen. E di Gerren. Quindi due fuori. Anche se effettivamente dovrebbero stare. Dovranno andare qua, però. Dubito ci sia nulla di nuovo qua. Questi mi sembrano tutti... Purtroppo non mi sembra sia cambiato niente, scusa. La povera Selen che è diventata...
quello che è diventato. È diventato un pallone. Stiamo facendo, sei fortissimo. Ragazzi, non mi sembra proprio ci sia, a parte che qua abbiamo sempre lui. Dentro l'accademia ci sta una stanza con un altro di quelli. Facciamo un altro giro velocissimo. Allora, dove era? Mo vatti a ricordare dove minchia fosse. Un discorso. Era tipo qua, mi sa. Dove stavamo prima? Non è di certo lì. Lì si scende. La mia memoria fa cilecca. Calmi lei, buon uomo. Non mi ricordo mica dove cazzo. Ci stava un tizio, un paggio su un ponticello. Dopodiché ci sta di là e l'ascensore. What the fuck?
Ma era qua? Penso di sì. Smettila di rompere i coglioni. Muori pure tu per par condicio. Non mi ricordo assolutamente dove fosse. Cazzo! Ma era qua. Oh, il mio cervello. Tra l'altro io volevo tornare anche a Caria. Ah, quelli sono i due così. I bisavi? Ma questi sono tutti i maestri, immagino. Da cui prendono spunto le... Questa è Renna. Cioè Rennala, perdonatemi. Tutum, Renna, Ranni. Mi si intrippa il cervello. Ragazzi, non mi ricordo assolutamente dove fosse, cazzo. Questa cosa mi sta facendo impazzire. Ma se non è qua si ride, eh? Ma forse è sui tetti, effettivamente. E dico forse. Dio. Allora, come abbiamo questi? Questo è il grandezo che abbiamo appreso poco fa.
What the fuck? Ah, qui comunque dove ho trovato l'elmo che vi lessi qualche puntata fa. C'era un altro granchio di quelli di cristallo. Là sopra, con le impalcature. Io continuo a non trovare il posto che stavo cercando. Which is kind of bad, dude. Ma mi sa che qua è qua, è qua. Sì. Signore, tutto bene? Dovrebbe essere stato sto coglione da qualche parte qua. Ah, qua, ecco. Attendi al paggio che fa i culi. Appunto. Capo. Spara, figlio della merda! E sta a fare il culo? Madonna, le botte che mi sta da... Non è cambiato granché. Selen? Forse lei, eh? Tornare qua, appunto. Ok. Se si fa qualcosa con questo, no? Ok. Va bene, ragazzi, io direi di fermarci qua. Magari aspettate un attimo. Dubito sia cambiato nulla, però nel senso. Oh, you. Allow me some time. Our dear Rykard. Please, I wished one day. Non penso stia più mangiando, eh. Prova attacco, non mi sembra il caso. Perché per caso io lo posso uccidere un'altra volta. Lui, lei non mi va di tutto. Almeno non al momento. Poi se vediamo che la situazione degenera. No. Ma forse mo sto mangiando, sì. Tanit, Tanit, te sei proprio impazzita, eh? Questa è comunque la katana benedetta. Spammata in PvP. Volevo un'altra cosa che volevo fare velocemente. Io qua. Ok.
caverna. Sì. Magari Pacis è tornato al suo luogo d'origine. Che ne sappiamo. Dai ragazzi, non scassare il cuore. No, eh? Non è tornato qui. Va bene, ragazzi. Fatto questo controllo, direi che ci fermiamo. Io volevo farmi un altro giro, appunto. Per vedere se per caso trovo qualcosa di interessante come è successo in questo episodio. E niente, vi do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!